Vuoi farti la tua squadra dei sogni su FIFA 20 e non sai come fare? Bene, passa su futuloot.com, inserisci il codice Joker e otterrai il 5% di crediti extra e il 10% sui loot dollars. Trovate il link in descrizione. Bene a tutti ragazzi, bene, ritornati al vostro Joker, siamo tornati signori di nuovo su FIFA 20, sono prontissimo per portarvi un nuovo draft. Allora, premetto subito che prima di questo draft ragazzi ne avevo registrato un altro che è praticamente esploso, cioè nel senso andava tutto fuori sincrono, non ho capito che cacchio è successo, quindi ho detto vai, cestiniamolo e lo rifacciamo, quindi questo draft dovremmo fare meglio di quell'altro perché sono arrivato in finale e ho perso per pochissimo, ma ho fatto dei gol strepitosi, penso non mi capiteranno mai più nella vita, ma ci riproveremo. Signori, mi raccomando, subito un bel like, raggiungiamo almeno gli 8.000 mi piace per questo video, perché ragazzi parte una sfida per voi, se questo video raggiunge almeno i 15.000 mi piace, so che sono tantissimi, ma ve ne prego ragazzi, spolliciate, faremo il prossimo draft insieme a Ciccio che è per 89, quindi torneremo a portare un po' di FIFA con Ciccio. Mi raccomando, spaccate il tasto e like, ovviamente torneranno anche altri video insieme a altre persone, tante altre serie belle insieme ad altri youtubers, quindi mi raccomando spolliciate. Vi ricordo anche di passare su Twitch, YouTube, live tutti i giorni ragazzi, trovate il link in descrizione, seguitemi su Instagram, link in descrizione. E Footloot, sito di crediti se volete acquistare i vostri crediti per FIFA 20. Quindi siamo prontissimi ad andare a giocare. E questa è la situazione, che anche questa volta non sono riuscito a qualificarmi per il Foot Champions. Ho avuto un sacco di problemi, ma devo cercare di farlo il prossimo almeno. Cioè già non sono un po' di due, non mi sta bene. Quindi draft, concentriamoci qua signori. Accendiamo con i FIFA Points. Ci andiamo a prendere un modulo che più ci potrebbe interessare per andarci a creare la nostra mega squadra. Io mi prendo questo con COC 2TT, mi può interessare. Cambiamo modulo, sono sempre lo stesso, mi ha rotto le balle. Anche perché mo ci dà tutte Icon, ci dà subito Pelé signori. E quindi qua davanti non può non mancare Ronaldo il fenomeno. Non può mancare Ronaldo il fenomeno. Mi prendo Aubameyang. Cambiamo completamente squadra. Ogni volta sempre Ronaldo, Messi, bla bla bla. Ronaldo il fenomeno. Daccelo. Dybala? Dybala lo prendo, raga. Anche se non mi fa intesa, ma Dybala si prende. Del Piemonte Calcio non può mancare. Ci prendiamo anche Douglas Costa o Felipe Anderson. Andiamo con Douglas Costa. Facciamo cosa sto facendo? Facciamo la tripla intesa. E voilà. E qua ci andiamo a prendere sicuramente. Ci darà un bel JJ Okocha. No. Ci dà Pepe. Ottimo. Ottimo, raga. Che squadrone. CDC. Desailly, dove sta? No, non ce lo dà. Non ce lo dà. Mi devo vendere Fabinho. Tutta intesa. Let's go now. Let's go now, signori. Terzino sinistro. Zanetti. Giordino Alba. Robertson, Alexandro. Alexandro, tanta roba. Robertson pure ci può interessare. Andiamo di Alexandro. Perché qua, raga, in questo difensore, esattamente qui, ci dà un'icona. Assolutamente no, ci dà De Vrij. Potevo prendere anche Matip che mi faceva la tripla intesa. Vediamo qui se ci dà qualcosina. Allora, visto che qua non è intesa con nessuno, mi prendo Thiago Silva. Lo vado a mettere da nessuna parte Thiago Silva, però eventualmente dopo lo andiamo a cambiare. Come terzino destro, ok, c'è lui che mi fa intesa. Altrimenti dobbiamo andare a prenderci Cancelo, pure potrebbe essere. Ciao Cancelo. Però questo core 90, a questo punto mi prendo Cancelo, raga. Portiere, una bella icon. Van der Sar ce lo possiamo assolutamente acciappare. Allora, non sono... ci sta, una bella squadra, anzi, una bellissima squadra. Proseguiamo. Altra super icon per noi, ci dà Zanetti. Ai ai ai. Zanetti, Handanovic, Marcelo Hazard addirittura. No, prendiamoci Zanetti e lo andiamo a mettere, vai. Ok, poi continuiamo un attimino e dasce qualche altra bella... la gazzetta, tanta roba, raga. O solo ci prendiamo Neymar, giusto per... per Asgana Flaus proprio? Dai, prendiamoci Neymar. Si prosegue con Coutinho, Mertens, Griezmann, De Jong. Prendiamoci Griezmann. Andiamo ancora avanti, lo skippiamo. La situazione inizia a farsi abbastanza complicata. Dai, dobbiamo fare intesa. Sterling è bello. Sterling è bello, raga. Cioè, più che bello ci serve. Vabbè, prendiamoci Sterling, che anche lui può comunque servire. Andiamo avanti, stiamo quasi per concludere la nostra squadra. Qui non ci dà niente, quindi chi se ne frega. Ci portiamo subito Neymar. 187, già ce l'abbiamo. Questa è una bella icona. Ci dà Inzaghi. Inzaghi non è malissimo. Ci dà 4 icone, ragazzi. Oh, cioè, 4 icone nello stesso draft. Ci dà Messi, ma Messi ci faccio niente. A questo punto prendo Inzaghi. 4 belle icone. Oh, ci piace. Se ci dai pure la quinta, non ci fa schifo anche la quinta. Ultime 3 carte. Speriamo in un bel difensore. Così andiamo a cambiare. Ci dà Smalling. Sì, ma neanche tanto. Ce lo prendiamo giusto. Per questi sicuramente ci serviranno. Andiamo col portiere che ci darà una bella cagata. Oh, adesso sì che siamo soddisfattissimi. Quindi mettiamo qui Sterling. Ci prendiamo il nostro allenatore. E la squadra c'è.
La squadra mi piace. Ok, ci dà 4 icone. Bella, squadra un'ibrida tra Premier League e Serie A. Mi piace tantissimo, tranne lì Thiago Silva che non c'entra moltissimo. Ma siamo pronti per andare a fare questo draft. Cercherò di non fare i classici gol, quindi punteremo a provare a fare qualche skill goal o qualche cosetta un po' più di carina. Quindi se dovessi perdere proprio subito, chi se ne fotte, l'importante è che iniziamo a fare qualche gioca giù di quelli incredibili. E vediamo il nostro avversario che ci porta una squadra che non vedo. Ok, ha una bella Premier League interessante, quindi vediamo un pochettino di giocarcela al meglio, raga, anche perché il livello sia di attacco, difesa, centrocampo, quindi l'insieme della squadra è tanta roba. Si parte, diamo noi il via alle danze con Bananone Young. Attenzione, attenzione, attenzione! E ci sta, raga! E GG! E va a segnare il giocatore! Paulito! Dybala! Mamma mia, stavo facendo un tiro al giro che non è andato a buon fine, ma invece adesso sì! E let's go! Ancora Pelé! Ancora Pelé! Ancora Pelé! Mamma mia, ragazzi miei! Ma proprio a così! Ma proprio a così! Bacio il cielo, Pelé! E ci sta! Bella azione, col pettino all'indietro qui. E Pelé all'altra parte della porta. Ma è Pepe. Pepe, 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 Pepe. Ah! 3-0, signori. E qui vogliamo il rage quit del nostro avversario. Palla intercettando la traiettoria del passaggio. Palla buona per Sterling. Ci ha fottuto qua, ragazzi. Non me l'aspettavo questo qua di gol. Questa non me l'aspettavo. Niente, potevamo provare a portarlo al rage quit. Dopo mi ha fatto sto gol, secondo me non va. Dobbiamo giocarcela fino alla fine. Occhio al contropiede qui. A Petri. Tocco sotto elegante che scavalca il portiere. Io al portiere erano 2 ore, ragazzi, che stavo con il tasto Y per farlo uscire e non usciva dalla porta. È rimasto lì imbambolato. Va bene, ci sta. 3-2, vedi? Non bisogna mai abbassare. Va bene, va bene. No, già stavo per terra. Mi ci è venuto lui addosso. Mi ci è venuto lui addosso. Io già stavo per terra, raga. Dai, che stronzata. Dai, che stronzata. Io già stavo per terra, raga. Ho scivolato 3 secondi prima di lui. Dai. Che stronzata. Bella azione. Questa mi è piaciuta, raga. Sono stato zitto, concentrato. Ma questa mi è piaciuta. Questa mi è piaciuta, raga. Bello, bello Aubameyang che si smarca tutti. Va al limite dell'aria. Passa in mezzo. È grande così, raga. Ci sta. Che partita. Da 3-0 a 3-3. 4-3 per noi. Madonna mia, raga. Potevamo chiuderla già da un pezzo. Pepe. Nuovamente Aubameyang. Eccolo! Bello, raga! Come ci allarghiamo il pallone! Perfetto e preciso, proprio! Perfetto e preciso! Mamma mia, il barone Young! Bello! Bello, raga! Massa cazione che siamo fatti! 6-4! Ma che è un ping pong qua! Ma è un ping pong qui, ragazzi! Non è una partita! 10 gol in una partita, dai, su. Ce la siamo giocata bene qua, ma è un ping pong proprio. Ecco. Esci, portiere, madonna, ci metto 2 ore a uscire. E l'ha fatto bello, raga, 11 gol. Ma è FIFA, oh, anzi, poi se bocce neanche. Dai, che culo, che culo, che culo. Guarda dove ha segnato. Era fino da 40 secondi, raga, 6-6. Ma che è sto gioco? Ma che è sto gioco? Poi ho rimpallato. Dai, vabbè. Ce posso credere, ragazzi. 6-6 al 94esimo. Mi ha segnato che già era scaduto il tempo. No, vabbè, dai, incredibile. Incredibile, incredibile, veramente. Guardate che roba. Cioè, 16, 13, 11. Cioè, la partita pure bella combattuta. Però, dai, raga, mi viene a segnare al 94esimo. La partita non è terminata. Dove gli rimpalla poi la palla? Dove sta il suo giocatore a porta vuota? Ma ovvio.
recupero tutto sommato giusto, non si è perso troppo tempo. Dai. E dai, e vaffanculo. Ma dai, raga. Ma dai, ma sta partita c'è proprio lo script scritto. Cioè, è tutta scritta sta partita. Dai. No, ma non fischi. Stavamo a 103, non fischi a 123. Dai, calci. Non sono capace, raga. Ok. Senti, perché non sono capace, raga. Sì. Oh, madre. Sì. Perché centrale si è spostato? Ah, ho dovuto lì. What the fuck. Meno male. Ah, centrale, schifoso. Bello. Bello così. Dai, Lionel. Dai, Lionel. Sgrullamelo. Sgrullamelo. Grande responsabilità nel suo piede su questo pallone. Oh, non è. Vabbè, vaffanculo. Ci sto! Me lo devi scrullare tutto quanto! Ai rigori! Non te la meritavi questa vittoria! Che mi ha detto una sfiga assurda! Non te la meritavi! GG for me! Vinco i calci di rigore! Che è successo, raga? Mamma mia, che ansia! Vinco i calci di rigore! Secondo avversario, vediamo che c'è una squadra con poca intesa, però c'ha un Neymar, un Messi, comunque giocatori forti ce l'ha. Bah, vediamo un po'. Attenzione perché questo. Va bene. No, ma tranquillo, prendilo il rimpallo. Ma che c'ha? Ma prendilo il rimpallo, stanno a far così, d'imbecilli. E mi va avanti il giocatore. E mi va avanti il giocatore, dai. E mi va avanti il giocatore, ragazzi. Lì ha traslato proprio avanti il giocatore. Cagare, vai a cagare, vai a cagare. Mo giochiamo un po' più semplici. Va fando mazza sorda. Dai, Pepe. Dai. Va a cagare, vai. Portiamoci in pareggio, vai a cagare. Oh, tutti i rimpalli li prende lui. Ma via andatene a dormire, dai. Vai Pelé. Vai Pelé. Vai Pelé che ci è piaciuto questo. Ti passa in vantaggio prima dello scadere, baby. Ti passa in vantaggio prima dello scadere. Bella azione qua. Dai, raga. Ottimo. Ottimo. E te lo faccio pure così un'altra volta. Vado sul tranquillo. 4-2. Vado a giocare tranquillo. Basta fare i gol un po' così. A provarci almeno che perdo tempo. Bam, vi spacco. Bello, che fai? Te ne privi di questa cosa. E te ne privi di quest'altro. Ma te ne vuoi privi? E dai, e te ne vuoi privatene voi. Pierre Emerick Barana Young. Mi sa che forse se la quitta, raga. Mi sa che forse se la quitta il ragazzo. Vediamo un po' se ci onori. Ci fa questo onore di quitta. Bravissimo, ce l'ha quittata. E dai, e vattene a dormire, va. Ci andiamo a giocare la terza partita. Ok, raga. Terza partita, due icon, ok, Agi e poi Dalglish, tanta robetta, raga, Kanté, De Bruyne, mi sa che dopo questa partita, mi sa che abbiamo terminato, comunque ci proviamo. Dai, Douglas. Gran palla di Douglas Costa, può ricevere la posizione. E c'è, raga, bella azione questa, tutta meritata qua, un like doveroso per questa azione. Grande Pelé, bella raga, questa mi è proprio piaciuta. Abbiamo fatto un filtrante con Zanetti verso Douglas, impressionante proprio. Mamma mia! Signori, Banana Young, mi sa che se la... E dai, quittatela. E quittatela. Comunque, abbiamo due sucine incredibile. Dai che se la quitta. E mi succhi il pesce! Se la quitta, raga! GG! Per questa finale, ragazzi, ci siamo messi la divisa nera e affrontiamo, ecco, appunto, una bella squadra. Questo, ragazzi, ha una difesa centrocampo-attacco che fa paura. Vediamo un attimino. È la quarta volta che arrivo in finale in un draft e me la prendo sempre nel culetto. Vediamo se pochettino, tante volte questa qua, riusciamo a portare a casa la vittoria. Dai, io giocherò forza. Concentrazione, festa, fatta il panico. Mo, non mi pare proprio per caso le perde adesso, eh. Anche questo, divise fucsia. Sì, fucsia, lo cazzo ho visto. Divise, sì, ci ha fatto altro concetto. Giocherò divise fluo.
Ho detto tutto, diffuse, diffusia, diffuse. Ok, non so se ha fatto qualche cambio, ma probabilmente sì, ha sistemato la squadra. Già da come se la gioca, è un player che mo sali under culo e mo gli faccio un bergoletto. Vieni qua, zio. Vieni qua, zio, che mo te lo faccio subito. Ci ho provato, stava a scherzare, è vero. Siamo amici. Vedi di fa, eh. Vattene a dormire. Infatti, anche a me pare che abbiano optato per la versione. Ottimo! Ottimo! Belè! Ci sta, raga! Mamma mia! Tiri piazzati di Belè, non sbaglia. Bacia il cielo, basa di. Basa. Madonna, guardalo! Eccolo, bombone! Dybala, devi quittarla anche questa, sacco di culo! Raga, mi sto aggasando tantissimo, mortacci di Pippo. Se vado a perdere sta partita, quanta madonna mia, scarto tutto il club. Ve lo dico, ragazzi, eh. Ve lo dico, zitti tutti, belli e brutti. Avversari che possono far girare la palla indisturbati. Ancora la circolazione di palla. De Bruyne. Lo vede. Il lancio profondo di Messi. Respinge il primo tiro. Ci sta. Vedi, non mi sta piacendo più la squadra, raga. Sono stanchissimi, devo cambiare qualcosa. Mo sta a fare un hit non gol. Mi fa cazzo sto gioco. Fino a mo ha fatto un cazzo questa. Oh raga, non riesco più a fare niente. Questo in 14. Allora, in 14 minuti di gioco mi ha fatto 3 gol. E in 90 minuti non stava facendo un cazzo. E vabbè, l'ho sentita subito la squadra completamente differente. Subito lo sentiva, l'ho detto immediatamente. Raga, c'è qualcosa che non va. Li sento più lenti, oltre alla stanchezza, ma c'è proprio qualcosa che non va, infatti. Andiamo bene, dai. Dai, dai, cavolo, quanto sono lenti. 4-3, forza, Bananone. Gol pesantissimo perché è proprio lenta la squadra. Dai. Cioè, questo ci ha messo che è stanchissimo e continua ancora a rompere le balle, oh. Finisce, raga. Ci portiamo a casa sto draft. Grande gol di Bananone Young all'ultimo. Si vince la finale. Mamma mia, per un attimo mi sono veramente cagato addosso. Ah, tacci vostri, ho la difficoltà. Ma partita combattutissima, ma tutto all'ultimo ha fatto questo, in 14 minuti di gioco. Ok, ci portiamo a casa il draft. Bello così, dacci i nostri pacchetti premi. Giocatori rari, pacchetto oro, ok. Ci apriamo il pacchetto oro. Mamma mia raga, porca miseria, c'è qua veramente, dovete lasciare un like perché è stata clamorosa sta partita. Non ci dà nulla in questo pack oro, grazie mille, veramente premi eccezionali. Ultimo pack, 12 giocatori tutti oro e tutti rari qui. Ci aspettiamo un walkout. Cioè, dopo tutto sto mazzone ci siamo fatti, ci dà qualcosa e non è walkout. Ci dà le bandierine, ma Portogallo, tua madre, sempre. Sempre lui mi dà, sempre. No, Bruno Fernandes, però va bene, sempre lui, sono sempre i stessi. Vedi che già ce l'ho. Mortacci di Pippa, ma dammi qualche altra cosetta, no? Va bene ragazzi, questo video è giunto a termine, spero ovviamente vi sia piaciuto, partite eccezionali, finalmente ci siamo portati a casa un bel draft raga, quindi tanto rabbetta per noi. Mi raccomando un bel like, altri video con, poi porteremo i video con Ciccio, mi raccomando, qui su FIFA. E niente ragazzi, vi invito a cliccare qua a fianco per vedere altri due video, se tante volte ancora non li avete visti, cliccate l'iconcina giacca per iscrivervi al canale, cliccate la campanella per non perdere nessun video. Noi ci vediamo con un prossimo appuntamento, sempre così sul mio canale è tutto, ciao ragazzi!